Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Le Fonti Legal. Quest'oggi affrontiamo un argomento un po' diverso rispetto al solito, in quanto riguarda fondamentalmente anche la nostra vita quotidiana. Ci siamo potuti imbattere in questo mercato che è al confine tra l'immobiliare e il turistico e che appunto coinvolge realtà molto diverse, da start-up fino appunto a realtà anche cosiddette casalinghe, ma che poi diventano ben altro. Stiamo parlando degli affitti Airbnb e quest'oggi cercheremo con un esperto del settore di comprendere quali sono i risvolti legali collegati a questo tipo di appunto affitti e che differenze ci sono con altri tipi di locazione e poi anche la questione del codice identificativo che in Lombardia vuole essere introdotto. Ma prima di tutto introduco il nostro esperto gradito ospite, ovvero l'avvocato Donatella Marino, per essere qui con noi. Grazie, grazie molto per questo invito, per questa opportunità. Ecco, avvocato Marino, parliamo proprio di queste nuove forme di ospitalità turistica, ovvero appunto gli affitti Airbnb. Possiamo evidenziare per i nostri telespettatori in cosa consiste questa novità? Sì, certo, è una vera novità il fatto di poter locare gli appartamenti per periodi brevissimi. Questa è sostanzialmente il fenomeno veramente nuovo. Grazie ai portali online che consentono l'incontro della domanda con l'offerta, un tempo ovviamente non consentito per i locatori, attualmente c'è questa diversa formulazione dell'offerta turistica con l'intervento di queste piccole proprietà che pongono il loro appartamento in locazione con questa modalità. Che cosa sono questi contratti? Sono dei contratti di locazione considerati nel nostro ordinamento contratti di locazione con finalità turistica, disciplinati da un'apposita normativa, ma si pongono veramente al confine con l'offerta turistica tradizionale delle strutture ricettive. Sono estremamente simili. Questa somiglianza è stata ovviamente vissuta come una ingerenza e ha generato grosse conflittualità, sta tuttora è materia molto conflittuale, sostenuta anche da un'analoga conflittualità di norme, perché ci sono i due apparati normativi che vanno proprio a confliggere, quello del mondo turistico che ha retto appunto il settore turistico con una grossa ingerenza dell'apparato pubblico amministrativo che controlla l'attività in questo settore, rispetto al settore immobiliare che invece è retto più dall'ambito contrattuale. Qui ad esempio possiamo vedere quali sono le diverse aree del diritto coinvolte. Lei stava anticipando qualcosa rispetto proprio immobiliare e turistico insieme. Certo, perché le sovrapposizioni sono sia di mercato, quindi il mercato immobiliare e il mercato turistico, ma sia per settori del diritto, li chiamerei così. Abbiamo il penale, abbiamo il civile, il fiscale e l'amministrativo. Il penale rileva perché chiunque alloggi all'interno di una unità abitativa deve essere conosciuto all'autorità di pubblica sicurezza e devono essere fatte adeguate comunicazioni che per il settore turistico no, erano disciplinate da una normativa tra l'altro molto antica, mentre per il settore immobiliare locativo esiste un'altra normativa. Per queste locazioni molto brevi non ci sarebbe teoricamente niente e quindi interventi un po' rattoppanti da parte dei vari enti coinvolti, ma che non risolvono il problema, anzi lasciano sempre più grigie le aree. Lo stesso l'ambito civilistico ritorneremo dopo, l'ambito fiscale ovviamente si muove veramente su un ambito è in un momento molto magmatico per inquadrare queste situazioni e c'è l'ambito amministrativo gestito a livello regionale, quindi diverso in tutta Italia, regione per regione. Quindi si tratta di sicuramente un sistema piuttosto complesso. Come possiamo inquadrare però gli affitti Airbnb dal punto di vista legale? Come li inquadriamo? Abbiamo
il punto di riferimento principale che è la normativa del 1998 che disciplina per la prima volta, menziona all'interno delle locazioni ad uso abitativo la locazione con finalità esclusivamente turistica. La disciplina per escludere da buona parte di quella normativa vincolistica molto stringente questo tipo di locazione. Interviene poi il codice del turismo nel 2011 che ricita la locazione con finalità turistica e la rinvia come disciplina di massima al codice civile e ci troviamo quindi di fronte a un contratto che non ha limiti di tempo perché la locazione turistica in quanto tale non ha un limite temporale disposto normativamente, di fatto lo diventa. Per rispettare lo scopo di villeggiatura, lo scopo turistico previsto dalla normativa. Non viene sottoposto alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, perché per l'appunto la norma stessa lo esclude, se non per qualche norma peraltro rilevante, non è in teoria assoggettato a limiti amministrativi, o almeno non lo è stato sino ad oggi. Di nuovo, se non in minima misura, salvo i recenti interventi delle regioni che per l'appunto stanno destabilizzando, come E dicevo, infatti il poi alla mercato. fine ne parleremo, infatti, Esatto. rispetto a questo. Però appunto nel 2017 qualcosa si è mosso. Qualcosa si è mosso, il legislatore ha preso atto di questa situazione e anche per consentire, diciamo, favorire l'emersione di tutta una serie di situazioni che tendevano a sfuggire all'imposizione fiscale, ha proposto questa normativa che definisce le locazioni brevi, che sarebbero quelle no, di durata non superiore ai 30 giorni, ma devono essere stipulati contratti che devono essere stipulati da persone fisiche e prevede locatore e conduttore. E prevede una serie di declina, una serie di disposizioni di carattere fiscale, ma anche semplicemente di tipo informativo, comunicazioni di dati, qualche adempimento a carico dei portali o degli intermediari che vengono coinvolti in questo tipo di conclusione contrattuale. Non abbiamo risolto, abbiamo semplicemente toccato un aspetto. Per certi versi, ha creato un ulteriore scompiglio perché la norma non è ben coordinata con la norma civilistica, ma è senz'altro un segnale di presa d'atto da parte del legislatore nazionale di questo fenomeno. Assolutamente, perché ormai insomma, non si poteva più fare a meno che affrontare comunque la questione. Lei ha citato appunto il contratto che si va a stipulare. Ecco, ma qual è la distinzione tra appunto una locazione turistica e ad esempio una casa vacanze? E ad esempio anche quando noi andiamo in un albergo o in quelli che vengono definiti CAV, cioè stipuliamo un contratto in quel caso, come ci si può regolare da questo punto di vista? Ecco, questo è un aspetto che spesso viene sottovalutato. Molti non hanno chiaro la differenza tra le due tipologie contrattuali. La locazione ha, come dicevo, una sua tipizzazione a livello di diritto positivo nelle norme che ho citato, già esisteva nel codice civile. Il contratto d'albergo, salvo per alcune disposizioni sul deposito alberghiero, non è disciplinato dal nostro ordinamento. A livello normativo. Esiste ovviamente copiosa giurisprudenza e dottrina che l'hanno inquadrato. All'interno del contratto d'albergo, anzi come sviluppo del contratto di albergo, troviamo i contratti di ospitalità in generale, quindi qualunque contratto venga a concludersi nel momento in cui il turista arriva nella struttura ricettiva, sia esso un albergo, sia una casa vacanze, è un contratto che possiamo, la dottrina ha chiamato un contratto di ospitalità o un contratto di alloggio in struttura ricettiva. È un altro contratto di diritto civile. La differenza che è stata evidenziata a livello giurisprudenziale tra la locazione e il contratto di ospitalità è soprattutto basata sui servizi alla persona,
assenti nel contratto di locazione in cui viene esclusivamente concesso l'uso esclusivo dell'immobile, presenti in, teoricamente nell'offerta ricettiva da parte delle, delle strutture ricettive, da parte degli alberghi e anche delle cosiddette CAV. Perché dico in teoria? Perché in pratica le due situazioni sono estremamente sovrapposte, è facilissimo trovarle quasi coesistenti o comunque con una linea di confine estremamente sottile, e l'impatto è molto elevato in alcune situazioni, per esempio sul tema della forma scritta, molto molto tema molto vivace, molto discusso, richiesta per il contratto di locazione ad uso abitativo proprio dalla legge del 98, non più ripresa nella menzione del 2011 e di sicuro non richiesta per i contratti di ospitalità. Anche in questi casi il consiglio è sempre di valutare le situazioni volta per volta preventivamente, proprio per evitare una sanzione di nullità in alcuni casi di locazione in cui avrebbe dovuto essere sottoscritto un apposito contratto, e sempre tenendo presente l'ulteriore novità data proprio dai portali online della conclusione dei contratti in forma virtuale, soluzione che è ritenuta sempre più, via via sempre più accreditata, valida anche dalla dottrina. Ecco, lei ha citato anche i possibili rischi di sanzioni. Se pensiamo che effettivamente questo è un settore in grande movimento, per cui stanno sorgendo numerose start-up e realtà vivaci che cercano di cavalcare comunque quello che è un trend di mercato. Ecco, come potersi però tutelare rispetto ai rischi di una normativa che ancora non ha delle definizioni molto chiare? È indispensabile, questo è un altro punto di grande sensibilità, come in tutte le situazioni è bene prevenire. Il rischio in questi casi affiora, non è immediato, le sanzioni amministrative e fiscali normalmente sono un rischio che va calcolato nel medio periodo, se non lungo, mai prima dei 5 anni e spesso oltre. E le conseguenze civili sono le più varie, perché è un mondo a parte. Quelle penali ovviamente sono le più pesanti, devo dire quelle che emergono anche più rapidamente. La gestione del contenzioso o della parte patologica, una volta che si è verificata, è estremamente costosa e ha portato a diverse situazioni che abbiamo avuto purtroppo modo di vedere a uno stato prefallimentare. Le sanzioni sono arrivate ad essere anche, a volte anche molto pesanti. Per prevenire è necessario innanzitutto non sottovalutare questa normativa estremamente variegata e complessa, che si presta a veramente facili misunderstanding e di interpretazioni scorrette. Non per l'incapacità del professionista o della persona, dell'operatore che cerca di comprenderle, ma proprio per le difficoltà a livello di sovrapposizioni di cui abbiamo parlato, che sono al momento ingestibili dal singolo operatore. Per l'investitore c'è una problematica in più quando va ad investire in una situazione preesistente. La verifica della inesistenza di problematiche e patologie è necessaria, è necessario svolgere una due diligence mirata ed eventualmente tutelare le situazioni un po' a rischio anche in sede negoziale. Lei ha citato anche la questione delle sovrapposizioni, l'abbiamo anticipato all'inizio. Quest'estate comunque si è parlato da parte di Regione Lombardia dell'introduzione di questo CIR, sigla che sta per il codice identificativo, a cui anche le realtà come gli affitti di Airbnb dovrebbero dotarsi per un maggiore controllo, appunto, sostengono dalla regione. Anche il ministro Centinaio è intervenuto a tale proposito.
come se questo tipo di questo strumento verrà introdotto e quali sono diciamo le conseguenze a cui potrebbe portare. Il tentativo da parte del governo di censire gli appartamenti che vengono offerti sul mercato turistico con queste locazioni brevissime, che sono quelle che causano, come dicevo, il maggior problema, e non le locazioni turistiche in quanto tali, che possono essere ben più lunghe, possono essere anche di più stagioni. È stato quello di individuare una formula di identificazione di questi appartamenti, costringendo i proprietari di casa che intendono, questo è il progetto e questo è quello che è avvenuto in Lombardia, che intendono porre il loro, appartamento, in offerta con questo tipo di modalità, dotarsi di un, codice. Che viene pubblicato, o quantomeno di nuovo questo è quello che è richiesto in Lombardia, viene reso pubblico attraverso lo stesso portale che promuove l'appartamento, prima ancora che la locazione venga posta in essere. Quindi è un momento precedente all'atto giuridico vero e proprio, alla conclusione del contratto, quello che fa scattare questo obbligo. Non è una posizione in linea con le normative, con i principi generali dell'ordinamento, sta cercando di insinuarsi all'interno di questa caotica situazione di cui parlavo prima. È quindi probabile, quindi è avvenuto ed è probabile che continuerà a avvenire. Che siano sottoposti queste normative al giudizio della Corte Costituzionale, che ne valuta la legittimità proprio per accertarsi la coerenza col resto dei principi dell'ordinamento. In Lombardia al momento è pendente il giudizio davanti alla Corte Costituzionale e davanti al TAR, e in primavera si sbloccheranno entrambe le situazioni, o comunque ci saranno le relative udienze e ne sapremo qualcosa di più. Quindi l'appuntamento a questo punto è per la primavera, per riaggiornarci, perché ovviamente quello lombardo potrebbe essere un modello o un non modello anche per altre regioni e sicuramente essendo questo settore particolarmente rapido e in evoluzione, magari ci sarà anche l'opportunità di riconfrontarsi su altri aspetti di questo tema. Io ringrazio nuovamente l'avvocato Donatella Marino per essere stata qui con noi. Grazie a lei, la ringrazio ancora. E non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti. Grazie per averci seguito.